La Vanoli affronta Sassari al Palaradi nella prima del girone di ritorno, all'andata una partita persa dopo un supplementare, una palla della vittoria in mano. Squadre un po' cambiate, tanta strada fatta da allora. Sassari ha esonerato il coach Sacchetti al suo posto Calvani e ha ingaggiato il miglior realizzatore dello scorso campionato in Serie A, l'americano Mitchell. La Vanoli presenta in quintetto il nuovo arrivo Dragovic al posto di Sutherland. Non è una bella partita, si sbaglia tanto, si soffrono un po' troppo gli avversari, anche a rimbalzo, ma quando sembra che Sassari prenda il largo, la Vanoli tira fuori l'orgoglio e a riposo lungo si va sotto, ma di una distanza recuperabile, 32-37. Nel terzo quarto torna a evidenziarsi tutta la difficoltà dei primi 20 minuti, difficoltà a canestro e rimbalzo, un arbitraggio un po' sbilanciato a favore dei sardi, 49-55, e si gioca tutto negli ultimi 10 minuti, che non sono per deboli di cuore. La Vanoli va sotto, sembra sprofondare, ma poi risorge e a minuto dalla fine aggancia Sassari, 70-70. Gli arbitri ci provano a rovinare il finale della partita, ma la Vanoli è più forte di tutto, 73-72, vittoria, applausi, sipario. Se andassimo a scomodare i corsi e ricorsi, con lo stesso tiro da tre noi potevamo vincere, oggi Sassari poteva vincere, quindi è evidente, questo non ce lo nascondiamo, però non abbiamo dato peso al nostro errore, non è che non vogliamo dar peso, per carità, ecco, però è così. Diciamo che la nostra convinzione, la nostra determinazione ha saputo spingere con una brezza fuori dal canestro quel tiro. Vuol dire mentalità, forza mentale, durezza mentale, perché non è... le grandi squadre, la cultura delle grandi squadre riescono ad elaborare l'inserimento di un giocatore, a sviluppare due settimane senza giocare. La provincia, di cui noi siamo, ci onoriamo di essere parte importante, deve invece fare un passo. Oggi questo è stato un passo importante, uno step importante, che all'inizio girone di ritorno, con tutti gli occhi addosso, abbiamo sfidato la squadra campione d'Italia con Cerchietto della Coppa e della Supercoppa e abbiamo saputo vincere questo tipo di partita. Quindi vuol dire grande mentalità, grande personalità, grande capacità tecnico-tattica di giocare la partita e grande fiducia.